Partendo dalla base di Shama, siamo andati a visitare un orfanotrofio femminile nella città di Tibnin, sostenuto dal contingente italiano di UNIFIL. In questa struttura vivono 65 ragazze tra l'età di 3 e 18 anni. Al nostro arrivo cantano non solo l'inno nazionale libanese, ma anche quello italiano. La struttura può essere mantenuta grazie alle donazioni di diversi contingenti di UNIFIL e all'aiuto di volontari. L'ambasciatore olandese. Il direttore Ali Saad ci spiega che il centro è stato fondato negli anni 80, rimasto chiuso qualche anno per la guerra e poi è stato riaperto nel 1991. Le ragazze che sono state accolte in questa struttura provengono da tutto il territorio libanese. Vengono educate fino all'età dell'università. L'istituto, che si definisce apolitico, non ha pertanto potuto nascondere la realtà della guerra alle bambine. Il direttore ci spiega che la facciata della struttura è stata distrutta durante la guerra contro Israele nel 2006. Le forze irlandesi hanno poi posizionato la bandiera delle Nazioni Unite sul tetto e dei soldati per proteggere la struttura. Hanno anche puntato dei riflettori verso l'alto per far capire agli israeliani che quel posto non doveva essere bombardato. Ed è per questo che accolgono queste bambine, per darle un futuro e, possibilmente, la pace.